dopo un anno di nuovo qui, questo network di realtà dell'informazione e della comunicazione, pronti per un appuntamento davvero molto sentito per una città della provincia di Salerno che è la città di Pagani. Oggi si aprono le porte del santuario della Madonna del Carmelo, detta delle Galline, un giorno particolare per questa città, un appuntamento atteso da tantissime persone. C'è gente che oramai arriva da tutte le parti d'Italia. Accanto a me per commentare questa giornata, poi sentiremo anche gli umori della piazza, le attese che arrivano anche dall'interno del santuario, c'è il professore Somma. Professore, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei, buonasera a voi, e spero che questa serata veramente sia colma di emozioni, di piaceri, di stare, di vivere questi momenti. Professore, adesso dal sacro passiamo al profano, poi ne parleremo, perché noi abbiamo una troupe che è lì in piazza, la nostra Brigitte Esposito, che sicuramente è già pronta per le sue interviste. Noi le chiamiamo scherzosamente briosa, ma è vero, in questo momento c'è tanto brio in questa piazza perché c'è tanta attesa. Brigitte, mi senti? Ben ritrovati da Piazza Bernardo d'Arezzo. Noi siamo qui, sono con questi paganesi fedeli che aspettano l'apertura delle porte della Madonna delle Galline, la Madonna del Carmelo, e si sente proprio la spiritualità, il folklore, ma soprattutto la musica, le nacchere e le tamborre. Stanno per suonare, davvero c'è tantissima gente, la piazza è gremita. Io vorrei farvi sentire proprio la voce di questo popolo che ci tiene davvero tanto alla Madonna. Eccoli qui, ragazzi, allora ci siete per questa apertura anche quest'anno, la Madonna delle Galline, la vostra Madonna. Sì, sì, sì. Ecco, voi attendete ogni anno l'apertura delle porte e poi ovviamente la processione. Sì, sì, è un'emozione che, come dire, ci lascia senza parole. Ecco, allora ci sono anche tanti signori, tanti che ogni anno insomma giungono qui. Che cosa rappresenta per voi la Madonna e soprattutto per la città di Pagani? È una tradizione che non può mai finire, sono tramandate dai nostri genitori, dai nostri antenati. È una cosa bellissima, non possiamo non stare qui alle 6 ad attendere che si apre quella porta della chiesa, perché è un'emozione bellissima. Ecco, tra l'altro, insomma, ci sono tante signore che in questi giorni cucinano. Sì, ma insomma, che cosa ha preparato? Emozionata come sempre, insomma, la gente si emoziona perché questi sono dei momenti davvero molto particolari. Però, insomma, io so che ci sono i tagliolini con lo schizzo, quindi con il ragù. E poi ancora, che cosa prepara? Sarà, non lo so, un arrosto, un pollo, ma io so... Soppa paganese, però vengo da Torino. Ecco, lei è giunta da Torino per la Madonna, questo significa credere. È da 15 anni che non la vedo. E quindi quest'oggi è un'emozione ancora più grande. Sì, sì, perché non posso sempre tutti gli anni. È una cosa che era dentro di me, che volevo venire, ho detto dammela, mi dia la forza di venire, perché ci manca da 33 anni a Pagano io. Questo è un qualcosa di molto bello, la fede. Anche se io non la vedo, ogni anno mi ricordo di questo giorno. È bella, è bella. È una cosa che la porti dentro. Assolutamente sì, queste sono appunto le prime emozioni dalla piazza, però tantissimi sono i giovani volontari che in questo momento sono qui e stanno cercando anche di contenere la folla, e infatti come vedete insomma do anche un po' spazio alle immagini, perché insomma c'è davvero tanta gente che cerca di avvicinarsi alle porte. Io cerco di raggiungere anche il capo appunto della protezione civile, che in questo momento insomma mi può dare delle dritte riguardo a quello che sta per accadere. Allora Michele Pepe, eccoci qui, noi siamo qui in diretta appunto dalla piazza. Che cosa accade? Adesso stanno arrivando i tosellanti da via Lamia, dal famoso portone dove c'era Francesco Diano, e si fermeranno qui per aspettare l'orario giusto per poi fare il canto alla Madonna finché quando aprono il portone della chiesa. E poi verranno depositati gli strumenti musicali? Allora, poi scendono ancora gli altri toselli che vengono da via Marrazzo, anche il tosello storico della buonanima di Giacchino,
e poi fanno il canto alla Madonna e poi tutti quanti cercheranno di entrare nel santuario per assistere alla concelebrazione. Ecco, io mi complimento con voi perché ogni anno riuscite a fare un lavoro davvero strepitoso, contenere tanta gente, un bagno di folla quest'oggi come sempre, un lavoro immane. E la giornata lo permette pure. Diciamo che è un po' l'esperienza acquisita in questi anni. Noi chiediamo sempre alle persone di avere un po' di pazienza perché sono situazioni particolari, diciamo, veramente di emergenza con tanta gente e tante persone. Quindi il buon senso è quello che deve prevalere per far riuscire. Ecco, io ti ringrazio, buon lavoro a tutti i giovani e Lucia ti ridò la linea e poi ovviamente vi aspetto ancora qui per tante notizie e tante curiosità. Ospiti del dottore, della famiglia Cesario, del dottore Cesario che ogni anno puntualmente insomma ci apre le porte di casa sua e noi per questo lo ringraziamo anche pubblicamente. Una nota ed è importante, per il primo anno noi vediamo sui balconi del comune della città di Pagani gli stemmi degli altri comuni della provincia di Salerno, riusciamo a leggere, io da qui insomma leggo Corbara, Scafati, Nocera Inferiore, Angri, ma c'è Baronissio, ho visto anche i primi cittadini, qualche sindaco di un altro comune, sicuramente qualche assessore, insomma ci sono un bel po' di fasce tricolori perché il sindaco della città di Pagani li ha voluti ospitare nella cittadina di Sant'Alfonso e della Madonna delle Galline per assistere a questo momento emblematico, questo momento importante che è l'apertura delle porte del santuario. Professore, un'altra riflessione proprio sul momento del profano. Sul momento del profano la nostra riflessione si rivolge subito a un atteggiamento che non si, chiedo scusa, giro le spalle alla camera, non si ferma alla semplice devozione, ma comincia poi ad uscire dal metro, insomma. Difatti non poche volte abbiamo visto anche negli anni passati gente che magari circola pure ubriaca, magari pensa solamente a quando può soddisfarlo nel mangiare qualcosa, assaggiare qualche cosa. Sì, è vero che anche nella tradizione ricorre il carciofo, ricorre il cosiddetto nostro tagliolino, insomma, no? Famoso schizzo che ci deve stare la domenica. Infatti, anche nei paesi vicini ci dicono che se non facciamo lo schizzo non siamo paganesi. Quindi voglio dire, sì, è bello mangiare e stare insieme, ma questa che sia un'agape fraterna, un momento di incontro nel quale magari si può anche discutere, riflettere su cose varie, non dico espressamente sulla questione di fede, lasciamolo stare, ma anche sulla bellezza paesaggistica, su quello che può essere un momento di buona amicizia, un discorso sulle cose più vaghe. E la Forania di Pagani quest'anno ci ha tenuto a sottolineare per l'ennesima volta di mantenere un contegno che è quello consono alla fede. Certo, perché anche negli anni passati noi già avevamo fatto questo primo sforzo, piccolo sforzo, per cercare di far comprendere che anche per esempio il passaggio della statua della Madonna non deve essere un momento nel quale noi ci aggreghiamo ad una realtà che se è priva di fede è solamente un'espressione di pietà, punto e basta, pietà religiosa che non ha motivo di essere. Noi dobbiamo invece cercare di comprendere che sì, l'amore nostro non è un momento di espressione così, di sentimento, ma è un momento di crescita, è un momento dello stare bene veramente. Quindi lo stare bene non significa solamente credere nella fede sì, ma anche nella fede dei valori, nell'amicizia, in tutti quei valori che ci circondano, che sono indispensabili alla vita contemporanea, anzi forse proprio in questo periodo ne abbiamo forse più bisogno. Quindi dovremmo cercare di evitare questo momento di profano, chiedo scusa, vada veramente a profanare un momento di fede. E allora è giusto che la fede sia mantenuta intatta, e già, perché no, anche il momento profano, il momento del carciofo che abbiamo detto, il momento dei balli, dei suoni, però insomma limitarsi anche. Sì, ma lo stesso ballo e il suono rappresentano un momento interiore che deve sprigionarsi in qualche modo, allora anche le danze non sono momenti tribali, andiamo attenti, sono solamente espressione di un sentimento interiore che poi si esterna attraverso un atteggiamento anche del fisico, benissimo. È accoglientissimo, assolutamente.
però quando si comincia a vedere gente che si ubriaca addirittura o gente che magari comincia a scantonare per molti versi, questo non fa più bene a nessuno, non è più festa quella, cioè non è più momento di fede, assolutamente, ma momento di baldoria. Allora dobbiamo dimostrare prima a noi stessi e poi anche a tutti coloro che grazie a Dio ci vengono a fare visita in questo momento, che siamo civilmente educati e che sappiamo vivere il momento di festa con gioia, stando in armonia con gli altri, senza creare discussioni o magari intoppi, assolutamente. Ecco professore, lei è proprio componente della confraternita, dell'arciconfraternita della Madonna delle Galline. C'è un passaggio particolare che in verità ci viene chiesto, che è quello della processione. Si è fatto tanto parlare in questi giorni perché insomma è successo in altri comuni questi famosi inchini, passaggi, le soste. Ci spiegavano, e quindi utilizziamo anche il nostro mezzo di comunicazione, che questa è una Madonna che si ferma e sosta in ogni caso, perché deve accogliere i malati, i bambini, perché è tradizione della Madonna delle Galline in processione la fermata, la sosta e il passaggio, quindi il girarsi nei confronti dei bambini e degli anziani come per benedirli e non certamente per inchinarsi. Certo, queste sono belle considerazioni che io condivido pienamente e dico che giustamente anche la Vergine deve stare insieme con gli altri, deve vivere insieme con gli altri, deve vivere insieme con gli uomini, deve vivere il suo momento di crescita, che è un momento importante anche l'umanità, però d'altra parte, perché non è solamente vedendo la Vergine che si avvicina, che si accosta, questo ci fa felice, assolutamente, dovremmo anche cercare di comprendere che cosa chiede la Vergine a noi, cioè chiede niente meno che l'amore, l'affetto, il consenso, la nostra disponibilità anche nella vita sociale, nella realtà, quindi non deve essere un momento, come dicevo ancora prima, solamente emotivo, cioè si ferma qui all'emozione. Adesso un vocio viene da questa parte, quindi non solamente l'emozione, la Madonna si è fermata, no, la Madonna va da tutti, assolutamente ama tutti, perché siamo tutti figli della stessa Vergine e tutti quanti ci accostiamo sicuramente con affetto alla Madre Santissima, però tutto questo va fatto attenti non solo nel momento della processione, perché allora si può mostrare chissà che cosa alla Vergine, ma e questo deve essere un momento di crescita, perché se la Madonna ci ha visitato, ci ha visto, ci guarda nel dolore, ci sta vicino, è bene che noi cerchiamo anche di trovarla dove ella stessa è, dove è la stessa spera che noi andiamo. Dove? Ma in chiesa, con il prossimo, stando vicino agli altri, vivere un momento di cordialità con l'umanità. E allora la Chiesa deve pure capire che questi atteggiamenti della Madonna che si gira, che si muove, che va da una parte, va dall'altra, può essere sicuramente anche un atteggiamento desiderato dall'uomo, perché è assetato di quest'amore verso la Vergine, la vuole accettare, però deve impegnarsi anche lui. Professore, ce lo sta dimostrando, le persone che lo vogliono, l'affetto, certo, della Madonna, perché in questo momento, a parte una piazza veramente che oramai si sta riempendo all'inverosimile, ma stanno arrivando i tamorari e i tosellari. Sì, adesso sì, perché un'ora fa ci stavamo quasi preoccupando, cioè, ma forse il vento, oppure magari ecco le nuove tecnologie, i nuovi media, oramai ci sono queste dirette, magari spingono qualcuno a restare comodamente al divano di casa, invece no, l'amore per la Madonna è talmente tanto forte che si arriva, arrivano i toselli, arrivano i tosellari, eccoli lì, noi li stiamo guardando, ecco, e questo era il famoso canto alla Madonna. Ecco, che quel canto alla figliola, dicono loro. Cioè in pratica è, spiegamolo bene, allora è un atteggiamento veramente, veramente filiale che questi mostrano alla Madre Santissima. Difatti la loro festa, a guardare, vediamo come sono, adesso sono ben organizzati con le loro tamborre, con le loro nacchere, cercano un poco di cominciare la grossa festa che si apre in onore della Vergine Santissima, e quindi adesso pare si accalcano in maniera fortissima, questa è la forza, questo è il vigore, come da sinistra vediamo questo gruppo, dall'altra parte ecco un altro gruppo che scorre, che viene dalla piazza Corpo di Cristo e si avvicina verso la Chiesa, è la Chiesa che si sta preparando proprio ad accogliere tutti, allora la Chiesa, la Madre che è libera, è pronta ad accogliere tutti i suoi figli, ecco, tutti con una gallinella e ben esposta all'aria, la vediamo lì,
una gallinella ben esposta a dire io ti porto quella gallina, oh madre delle galline, ecco la gallina, compare la gallina, insomma. Quindi non ci si può non emozionare rispetto a questo, ma gli viene fuori proprio la fede, l'amore nei confronti della mamma. Certo, certo, assolutamente è così, perché questo loro ballo sembra un ballo che nasce proprio da questa civiltà, che è una civiltà contadina, la quale nella sua prima espressione che fa, balla, canta con i mezzi più semplici, basta un tamburo, bastano poche nacchere, basta un piffero, qualcosa di semplice per poter esternare quel sentimento che si trasforma, che prende animo poi attraverso il suono. Allora il suono è bellissimo perché viene proprio spontaneamente da uno spirito che avverte il desiderio di avvicinarsi alla mamma e mettersi sotto il manto di Maria, che in quel momento già aspetta i suoi figli. Noi simbolicamente vediamo che essi cercano di avvicinarsi, ma la Vergine Santissima già è pronta ad accettare tutti i figli. E non dimentichiamo che in una parola del Vangelo, appunto, in uno dei nostri evangelisti è riportato che proprio si accolgono i figli come Maria accoglie i suoi, come la gallina accoglie i suoi pulcini sotto il suo manto. Infatti vediamo la nostra collega che adesso gli diamo la linea, Brigitte, è proprio con un tamoraro, con un tosellaro che è lì con una gallina pronta per depositarlo alla Madonna. Assolutamente sì, eccoci qui, ovviamente ci siamo, ci siete radunati tutti qui davanti alla chiesa finalmente, e ovviamente portate con voi anche le galline. Portiamo con noi, questo è il dono che portiamo alla Madonna, simbolo dei contadini, simbolo della terra. Infatti sono stato loro che hanno scoperto il quadro della Madonna, qui dove prima ci stava, dove adesso c'è la Basilica, prima c'era un giardino, ma qui hanno trovato questo quadro. Ecco, ricordiamo anche il vostro tosello. Tosello storico di Francesco Diano, che è stato il primo che è stato fatto a pagare da Francesco Diano. Ecco, uno storico tosello ben allestito, noi in questi giorni lì insomma è stata davvero grande la preparazione, però quest'oggi insomma si respira proprio l'aria finalmente di festa. Oggi finalmente siamo felici perché si va innanzi alla Madonna, si va ai piedi della Madonna. Per quanto riguarda il tosello, quest'anno non abbiamo ascoltato un po' Papa Francesco, abbiamo seguito un po' le regole di Papa Francesco. E infatti è bello così insomma, perché soprattutto ci deve essere fratellanza anche in questi giorni. Non ci deve essere fratellanza, c'è una grande unione qui a Pagani, e questo è anche il motivo allora, per cui Pagani deve essere un solo fazzoletto di fratellanza, unione, ci deve essere tanta pace, tanta felicità e tanta serenità. Mi grazie. Devo lasciare. Assolutamente sì, perché ovviamente si stanno preparando per entrare in chiesa, perché tra pochi minuti insomma si apriranno le porte. C'è davvero tantissima confusione, anche attimi di panico, perché ovviamente le persone vogliono stare proprio davanti. Io vorrei parlare con uno dei giovani che è sceso qui. Che cosa rappresenta per te questa festa? Sono tanti ricordi belli delle persone anziane che ci hanno lasciato. Noi ce l'abbiamo nel cuore questa festa, per tutti. Un'emozione immensa e indescrivibile. Aspettate anche la processione, perché ovviamente la Madonna passerà per le vostre strade. Che cosa avete preparato? La processione è il cuore fuori alle case che arrostiscono carciofi. È da vedere, è una cosa da non perdere. Io vedo che tu hai le nacchere, le famose nacchere, ecco qui, paganesi. Le castagnette queste sono. E allora vogliamo far sentire anche un po' l'energia. Ecco qui questo suono immancabile in questi giorni di festa. Non ho capito. Immancabile in questi giorni di festa questo suono, accompagnato anche dalle tamborre. Sì, sì, è un'emozione troppo forte. Noi veniamo dal tosello di Giacchino, che è un tosello nato in seguito, e ricordiamo la sua memoria. Lui è stato il nostro maestro e portatore della tradizione della tamburriata. Lui ci ha trasmesso questa fede della Madonna delle Galline. E questa è appunto la tradizione. Ma io noto qui anche un altro personaggio storico, insomma, che ama la festa più di tutti. Insomma, in questo momento che aria si respira, visto che insomma ci siamo? Aria di festa, dopo Pasqua abbiamo contemplato tutta la passione di Cristo, subito dopo c'è il risveglio, c'è la Pasqua, la Madonna delle Galline.
Pasqua, i paganesi si preparano un anno dopo l'altro, con la tradizione, con i carciofi, con i tagliolini, con la Madonna stessa, anche con le preghiere. E voglio dire, a tale proposito, perché si è scritto anche in occasione della Pasqua che la processione Venerdì Santo è stata fatta male, io posso garantire che cantavo dietro alla Madonna, invece è stata una bellissima processione. Certo, qualcosa della tradizione bisogna aggiustare, però devo dire che questo popolo è un popolo di fede. A fianco alla fede c'è il popolare, il ballo, che noi con devozione, e chi ve lo dice uno che balla, un danzatore, noi danziamo per onorare la Madonna. E infatti queste danze molto particolari, danze anche di corteggiamento. Certo, soprattutto la nostra, quella paganese, è una tamburina di corteggiamento, sensuale, molto erotica. Non è che si vede più come una volta, però chi sa ballare si vede ancora questo modo di ballare sensuale, certo. E ci sono dei canti particolari che, insomma, proprio in questa giornata con l'apertura delle porte volete dedicare alla Madonna? Che cosa, dei canti? Certo, vabbè, c'è il canto in chiesa, al santuario, che è l'inno di pagani, è sacro, ma alcune strofole, come si chiamano, le canzoni della tamburriata, ci sono molte strofole che sono dedicate alla Madonna e sono sacre, certo, c'è molta devozione, anche quella di Montevergine, ad esempio, molte canzoni dedicate alla Madonna e si cantano con il tamburo, certo. Assolutamente, quindi spiritualità, folklore, ma soprattutto tanta storia. Certo, certo. Il nostro poi è un paese antichissimo, risale dai barbari, e pure lo strumento, la tambora, è uno strumento antichissimo. Addirittura in un Vangelo di Gesù c'è scritto che Gesù va a un esequio dove c'è uno che suona la tambora, quindi lo strumento è antichissimo. Buonasera a voi, buonasera i musicisti qua che portano lo strumento, che portano lo strumento. Questa è la festa. E questa è la festa. Noi respiriamo appunto tanta passione, soprattutto perché questi sono i paganesi. Allora Lucia, io ti ripasso la linea e intanto ci ritroviamo tra poco proprio qui in questa piazza gremitissima. Grazie Brigitte, indubbiamente non so veramente come stia riuscendo a svolgere bene il proprio lavoro, perché lo stavamo notando prima, professore, veramente c'è una piazza veramente piena, e poi notavamo questa cosa perché dal nostro lato sinistro ci sono dei ragazzini, bambini che ballano e suonano. Invece dall'altro lato ci sono gli adulti che... Infatti sembra quasi un passaggio testimone tra gli adulti e i ragazzini che stanno dall'altra parte. Speriamo che questo grande passaggio testimone veramente sia foriero di una bella realtà futura, perché se i ragazzi riescono ad apprendere che la semplicità del canto e del ballo è solamente un'estrinsecazione di un sentimento che resta tale e vada rispettata, spero che domani dovremo sicuramente aspettarci una bella società nella quale veramente si balla, si scherza, si diverte assieme e si festeggia. Ma eccoli qua, il nostro operatore Angelo Andrea Falcone li sta riprendendo in questo momento. Sono i ragazzini, ma sono bravissimi veramente. Sì, hanno creato una scuola di ballo, sentivo dire nei giorni passati. È veramente... Di ballo e anche di musica per le tamore, nacchere e tamore in pratica. Sì, veramente lode a coloro che si sono impegnati in questa bellissima opera, perché anch'essa partecipa sicuramente alla formazione non solo della società contemporanea, ma anche di quello che dicevo poco fa, della società futura. Perché noi speriamo tanto in tutto questo, speriamo un giorno dove di pagani si parli in una maniera molto più rispettosa. Oggi qualcuno magari ha potuto anche azzardare qualcosa sul paganese, sul pagani, sulle cose. Vabbè, tutto questo non ci tange onestamente, perché pensiamo che pagani non è assolutamente quella che in qualche occasione, in qualche brutto momento possa lasciare una brutta traccia, assolutamente. Noi pensiamo che pagani invece è tutt'altra cosa, è piena di gente, buona gente, di brava gente che cerca di vivere il suo presente e preparare il suo futuro. Per
perché no? Noi siamo fiduciosi, in verità. Noi ogni tanto, ci scusate se diamo le spalle alla telecamera, ma siamo presi dai suoni della piazza e anche dalla curiosità di vedere cosa accade, che ogni tanto, insomma, ci dimentichiamo di essere praticamente in diretta, ma è il bello della diretta anche in queste cose. Professore, un passaggio, prima diceva la Madonna che unisce, la Madonna unisce i comuni, perché qui vediamo veramente la presenza dei gonfaloni dei vari comuni. È la prima volta che dall'altra parte vediamo esposti così i gonfaloni degli altri comuni, e vediamo che l'agro, e penso pare non solamente l'agro, qualcosa anche fuori, se non vado errato. Sì, la provincia di Salerno è stata invitata ad essere presente. Quindi anche tutta quanta la provincia è presente in questo momento di gioia, e quindi siamo veramente lieti di ospitare persone che vengono dall'esterno, nostri vicini di casa, che hanno fiducia in noi, cioè confidano in noi, ci danno anche il loro appoggio in questa nostra manifestazione, che dovrebbe essere, non, ribadisco come dicevo poco fa, momenti sporadici, momenti di occasione, ma dovrebbe essere momenti di crescita, momenti forti per la nostra formazione, e vivere in armonia, così come in questo momento, anche nei momenti politici, nella quotidianità con gli altri paesi, perché se non si vive in questo modo noi saremo sempre separati da egoismi, da espressioni campanilistiche che non hanno motivo di essere. Quindi è bello questo, vedere i gonfaloni così adesso che stanno al vento lì. Vedo Corbara, vedo Scafati, vedo... Angri, Baronissi, Nocera Inferiore, insomma... È molto bello la presenza di coloro che ci onorano veramente stando qui a Pagani, e quindi noi dobbiamo essere portatori veramente di sentimenti profondi, di sentimenti chiari, di buona amicizia, di prospera realtà, perché solo così potremmo essere fiduciosi del nostro futuro, altrimenti tutto morirà. E questo forse non tanto per noi che abbiamo qualche anno in più, ma per i bambini, per i giovani, per voi che dovete crescere in un fermento fortissimo di vita prossima, è indispensabile darvi presupposti positivi, è indispensabile darvi dei valori ai quali dovete cercare di dare sempre qualcosa in più per affermarli, per sostenerli, perché la vostra vita deve essere sicura, garantita. Non poche volte, a volte si sente dire da parte giovani nei confronti delle persone più adulte: voi ci avete rubato il futuro. Noi non vogliamo rubare, anzi, noi siamo addoloratissimi per questo futuro che sembra svanire nelle mani dei giovani. È indispensabile invece che i giovani confidino non solo le loro forze, ma anche nella nostra buona intenzione, la nostra disponibilità, perché sono essi stessi il nostro bastone del futuro, potremmo dire. Se noi parlassimo egoisticamente, senza giovani di oggi noi non potremmo vivere il nostro futuro. E allora è importante, è bello vedere questi gonfaloni che stanno qui presenti, è bello vedere queste presenze, è bello vedere tanta gente che adesso tra qualche minuto si apre. Si aprirà, sì, infatti la tensione sale, si sta cercando anche di diciamo calmare questi animi, ma buoni, perché c'è questa gioia di voler essere i primi, di soprattutto da parte delle persone anziane, ho notato. Quasi vogliono vivere questi momenti nella speranza di poterli vivere ancora qualche anno. Quando vedono che purtroppo passano gli anni e ci si fa sempre un po' più vecchietti, si perde quella forza, quell'entusiasmo che si vorrebbe mostrare. Se ne mostra un poco in meno, sì, però è lo spirito sempre forte, suppongo io. Si dice bisogna sentirsi giovani dentro, speriamo pure questo, insomma. E c'è il nostro padre Francesco, che dopo sicuramente la nostra Brigitta andrà a intervistarlo, che ha voluto in questo momento regalare un momento di preghiera, ha chiesto, infatti lo stiamo vedendo da qua tutti, di recitare l'Ave Maria per la Vergine, perché stanno lì per portare omaggio alla madre. Francesco è un ragazzo che io ho conosciuto negli anni passati, e dire di Francesco, un bravissimo ragazzo che adesso sta facendo esperienza presso i Benedettini, a me fa questo intanto un grandissimo piacere. Io sono stato presso i Benedettini per 12 anni ad insegnare, quindi so la sfida benedettino che cosa significa, e quell'ora e talamora dei Benedettini è forte, è bellissimo. Spero che Francesco possa trovare adesso il suo vero luogo di piacere, di vita, perché è un giovane che, a parer mio, si è sempre impegnato in momenti di forti di fede, e spero possa ancora dare una mano venendo a Pagani, quando glielo permetteranno sicuramente, stando vicino a questi bei giovani che tamorrari o non tamorrari, insomma, cercano in qualche modo di dare la loro espressione libera, spontanea, la loro spontaneità
se guidata sicuramente porterà il bene. Io me lo auguro a tutti i giovani, lo auguro a Pagani, lo auguro a tutto, tutto ciò che è il nostro circondario, ma non solo inteso in senso chilometrico molto stretto, un circondario che sia, possa abbracciare e arrivare fino al mondo. Ecco, c'è un applauso alla preghiera che ha iniziato Francesco. E perché noi lo ricordiamo come Tamorraro, come Tosellaro, insomma, per chi è cresciuto poi più o meno è mio coetaneo, quindi lo ricordo così, poi vederlo indossare, insomma, il salto. Gli esami di stato con me, Francesco, io ero commissario italiano e Francesco era alunno al momento, e quindi è bello, è molto bello e ti riempie il cuore. E questo anche in risposta alle tante, insomma, affermazioni che vengono fuori in tutti i giorni, che questa poi alla fine non è la festa di fede, no, è la festa di fede, è la festa che unisce. Sì, è una festa di prima pietà popolare, dicevamo all'inizio, che noi speriamo sempre si possa trasformare in una festa di fede, di crescita vera e propria, perché questo momento, dicevo poco fa, non deve essere solamente un'emozione, provare un sentimento. Perché è bellissimo, ecco, lo sparo, ci fa tremare, insomma, è bella cosa questa. Non deve essere solamente un momento di aggregazione perché ci sentiamo vicini per tradizione, no. La tradizione deve essere la quotidianità. La quotidianità è quella che ci accomuna, che ci rende uomini, che ci rende veramente vicini, che poi la fede vuole che ci senta fratelli, che ci senta come vogliamo, lasciamo stare. Professore, stanno arrivando le colombe, ecco arrivano le colombe. In questo momento escono i confratelli e con il commissario. Si è pronti ad un momento particolare, che è il momento principale, che è quello dell'apertura delle porte del santuario. Noi abbiamo anche una telecamera all'interno del santuario che raccoglierà e vi racconterà i momenti, perché indubbiamente riuscire a seguirla è veramente molto molto difficile. Cosa accade? Cerchiamo di anticipare quello che succede fra poco. Fra poco le colombe usciranno da quella gabbia e cominceranno a volare. Talvolta, anzi forse spesso, si è verificato un caso che, nonostante adesso gli spari che abbiamo, nonostante il rumore della piazza, nonostante adesso le campane che suonano, il fragore non riesce ad allontanare i colombi dalla chiesa. Anzi, aggiungo che spesso questi colombi vanno direttamente sulla statua della Madonna e vanno a posarsi proprio sul suo vestito, talvolta sui suoi capelli. Ecco, siamo in questo momento, ecco, manca qualche istante per l'apertura, quindi dicevo vanno a fermarsi proprio sulla Vergine. E questo ritornano indietro praticamente. Sì, ritornano indietro, ritorna alla madre, ma questo ci ricorda un miracolo fortissimo dei secoli passati, quando appunto una gallina che era stata promessa alla Vergine, ma era così bella che faceva gola alla signora che era stata incaricata di donarla alla Madonna. Bene, la signora cambiò la gallina. Al posto della gallina datale perché la consegnasse alla Madonna, lei cambiò gallina, una che aveva nel suo pollaio, una di minor valore. Ebbene, si dice che proprio quella gallina, al momento in cui fu donata alla Vergine, la gallina apparve morta. Bene, la signora non poté più donare la gallina morta alla Vergine. Dovette riprendere la gallina della Madonna e darla. Professore, noi diamo un attimo la linea alla piazza, c'è la nostra Brigitte pronta. Sì, Lucia, perché qui sta accadendo qualche cosa di nuovo. Infatti quest'anno il rituale è un po' cambiato. E infatti neanche noi riusciamo a capire cosa sta succedendo, perché prima che si aprisse il cancello, le porte, di solito si intona il canto della pronta alla Madonna. Quest'anno sicuramente c'è qualche cambiamento, qualche novità. Vediamo appunto tutti i cantori, i tamorrari che sono qui, però come mi dicevi poc'anzi, c'è qualcuno insomma che ha fatto dei voti. Sì, vediamo il nostro paesano che ha preso i voti in questo periodo e quindi si è dedicato insomma alla vita monastica. Ecco, e quindi insomma il rituale cambia proprio per questo, insomma, ed è molto bello questo momento, insomma, perché manca davvero pochissimo, perché ci siamo, ecco, qui in questo momento sta intonando la fronna, ecco che stanno iniziando a cantare, quindi tra poco c'è il lancio dei colombi e poi l'apertura della porta, che noi
attendiamo un anno per vedere l'immagine della Madonna, perché la Madonna abitualmente era coperta fino a qualche anno fa. Quindi diciamo c'è questa corsa al santuario perché noi dopo un anno vediamo l'immagine della statua che va in processione. Quest'anno sarà davvero molto molto particolare. Sì, molto particolare perché è un momento più particolare. Ok, Lucia, ti ridò la linea e ci risentiamo tra pochissimo. Riprendiamo la linea noi qui, professore, c'è questo canto, il bato, sì. Questo è il canto alla figliola intonato dal capo che apre la parola del canto e c'è la grande risposta del pubblico che agitando le tamborre cercano di accompagnare questo momento, si sente proprio che esce dall'intimo del cantore e così si allarga nel popolo facendosi grosso, facendosi forte. Il sindaco adesso lo vediamo pronto vicino all'ingresso, al cancello d'entrata, perché vuole forse probabilmente essere lui il primo cittadino ad avvicinarsi alla Vergine. E mentre i confratelli sono pronti già là con le colombe per liberarle, ecco che nel plauso generale partono le colombe, si apre il cancello. Prego, lasciare la parola. Sì, ma non vanno via queste colombe, veramente restano legate al santuario, legate alla Madonna, e adesso c'è questo volo meraviglioso di queste colombe bianche. Una alla volta entreranno prima i tamborrari, entreranno i tosellari, poi un po' alla volta i cittadini. E veramente è qualcosa di eccezionale, le nostre telecamere fanno veramente fatica a seguire questo momento, questo ingresso. Appena riusciamo, la telecamera che è pronta all'interno della chiesa, magari vediamo che cosa sta accadendo pure all'interno del santuario. Questa invece, professore, ecco, che cosa accade adesso? C'è un momento di preghiera particolare. Adesso i tamborrari si porteranno fino all'altare per implorare la Vergine perché li possa assistere. Adesso la benedizione anche delle tamborre, perché poi nei giorni successivi seguirà poi la deposizione della tamborra, cioè uno strumento molto semplice che li ha aiutati a pregare, a sentire questo momento, a vivere questo momento di festa, perché non possa essere, né debba essere un momento così occasionale, ma è stato proprio un percorso per tutti quanti i tosellari e per i tamborrari. La folla si accalca perché deve entrare adesso, avvicinarsi alla Vergine, ma all'interno troveranno una bella sorpresa quest'anno. Diciamolo, perché è bellissimo, noi l'abbiamo visto in anteprima, adesso lo possiamo dire, ma è spettacolare. Vedere quest'anno il trono della Vergine che è fatto e tutto in legno da un maestro di Pagani, Alfonso Pepe di Pagani, che ha lavorato indefessamente, veramente, eccolo qua, questo è il bellissimo trono della Vergine dove al centro ella è situata, ma a guardare da vicino questo trono alle spalle è un'espressione di cartongesso dove si vedono dalle nuvole escono delle colombe, non solo, ma anche tre angeli disposti. Ecco, se la nostra regia ci potesse dare questa possibilità, ecco sì, ma si vede in distanza, dicevo poc'anzi, gli angeli che sono aperti già alla Vergine. Ma le nuvole, perché le nuvole? Ma perché? Perché il Carmelo. Perché? Perché Sant'Eliseo, appunto, guardando le nuvole, dalle nuvole vede apparire. Vediamo anche all'esterno della chiesa stessa, ecco, l'espressione della Madonna che sta su un cuscino di nuvole, con gli angeli che stanno a fianco. Alla stessa maniera l'hanno riportato in chiesa. E la chiesa adesso si presenta con un bel monumento, molto più piacevole, perché adesso sembra che la stessa architettura del trono della Vergine rispecchia l'architettura interna delle colonne che sostengono appunto la zona dove è situato il nostro organo. Professore, ma io in questo momento noto all'interno, nonostante la calca, le persone, il rumore che sicuramente è presente e fastidioso, ma ci sono quelle colombe che non si muovono. No, assolutamente, le colombe stanno lì, sono fermissime. Se noi andassimo, se potessi avere la possibilità di poter entrare e vedere subito lì, ecco,
penso che si veda. Il nostro operatore che sta facendo fatica a trovare spazio all'interno. Al lato sinistro della Vergine c'è una colomba sulla spalla della Vergine. Nonostante il rumore, nonostante il fracasso, il baccano non si muove. Sì, bellissima, eccola qua. Non si muovono. Qualcuno negli anni passati ci diceva addirittura: le avete legate? Le avete legate? Assolutamente mai. Quando mai? Le colombe stanno lì, sono libere, talvolta svolazzano per la chiesa, ma però tornano sulla Vergine. Anche quando escono all'esterno, per esempio, le donazioni che ci fanno all'esterno, quando abbiamo delle colombe o abbiamo delle galline o del pollame in genere, noi non le leghiamo, le mettiamo sotto perché possano essere portate fino in chiesa. Nonostante gli spari, ribadisco, gli stramazzi che avvengono, esse non si muovono mai, assolutamente mai, restano fisse lì. Quindi sembra strano per noi, ci sarà qualche motivo che forse non riusciamo a capire, ma affidiamoci a qualche momento forse anche di fantasia, ci sarà qualcosa di strano che... La fede. Queste forse, potrebbe essere un motivo di questo tipo, però non azzardiamo. Pensiamo che c'è questa cosa un po' strana effettivamente. Che strano. Professore, io un accenno alla struttura, visto che abbiamo parlato del trono della Vergine che riprende la struttura, lo farei. Io ricordo quando muovevo ancora i miei primi passi da cronista, una visita di Vittorio Sgarbi, che è conosciuto insomma come critico d'arte, criticone, ecco, certo. Mi lasci passare la parola. E resto veramente sbalordito rispetto alle bellezze, rispetto a questa architettura, agli affreschi che sono all'interno del santuario. Sì, difatti, se noi riuscissimo ad avere dall'interno, non è possibile. Abbiamo l'altare che vediamo alle spalle adesso del trono. Ecco, questo è il cassettonato. Il cassettonato è formato da 21 tele là sotto che descrivono tutte quante la vita della Madonna e i vari momenti della Vergine. Adesso sta inquadrando il nostro operatore, sta inquadrando la Vergine che, se non vado errato, è così, quello centrale. Sì, è quello centrale, dove dicevo la Vergine è assunta in cielo, ma tutto il cassettonato riporta la storia di momenti dell'Antico e del Nuovo Testamento, dove la vita della Vergine si sviluppa, è un percorso di vita che viene descritto fortemente. Poi invece, se noi ci scendissimo dal cassettonato andassimo verso le pareti, potremmo addirittura anche in questo caso vedere altri dipinti, ma sono affreschi quelli, non sono tele, perché cassettonato del 700 è un lavoro finissimo fatto da mano espertissima, quindi noi sappiamo che il valore di queste tele è un valore inestimabile, anzi proprio negli anni passati, quando abbiamo messo dei condizionatori all'interno della chiesa, abbiamo tenuto in massima considerazione, prima avendo il permesso, si intende, dalla sovrintendenza e poi eventualmente operando, abbiamo preso in grossa considerazione la presenza del cassettonato, che è un pregevolissimo valore che non può assolutamente essere così tralasciato. E dicevo, andando ancora all'interno della chiesa, vediamo che essa stessa è fatta da una sola lavata, così come vediamo, e ha sei cappelle laterali, tre a sinistra e tre a destra. Sull'ultima cappella laterale, entrando sulla nostra destra, c'è l'altare sul quale ha celebrato il nostro beato Tommaso Maria Fusco, perché lui è stato rettore di questa chiesa nella prima metà dell'Ottocento. In sostanza ha vissuto la sua esperienza in questa chiesa e ha fatto vivere la gioia della sua santità in questa chiesa proprio con la sua opera. Ma il nostro beato è da considerarsi un beato della nostra terra, che ha vissuto anche la sua esperienza in virtù di qualcosa che lo aveva preceduto: i missionari nocerini. Anche qui a Pagani avevamo i missionari nocerini. Chi erano i missionari nocerini? Erano dei sacerdoti non regolari ma secolari, che riuniti assieme facevano vita comune, davano la missione come momento importante della loro vita. Quindi attraverso le missioni essi si portavano di popolo in popolo per spiegare la parola di Dio e per cercare di
arricchire questa popolazione del principio della fede sana, di quella che fa veramente crescere. Bene, questi missionari bocellini, è bene dirlo, non li sappiamo allocati nella chiesa del Carmine, che sta alla parte estrema di Pagani, però stiamo attenti, la chiesa del Carmine è la chiesa della Santissima Annunziata, questa è la chiesa della cosiddetta Annunziatella, perché lo spogliaturo di cui parlavamo prima è detto anche chiesa dell'Annunziatella. Allora l'Annunciata e l'Annunziatella li distinguiamo ancora oggi con questa particolarità. Questa, il nostro santuario è quello di Santa Maria del Carmine della Piazza, l'altra invece è la chiesa di Santa Maria del Carmine, la quale quando fu costruita, e siamo nel 1491, quando il marchese Zurlo volle donare ai carmelitani, volle regalare quella chiesa, quella zona, era nella parte del Belvedere, era così chiamato, il Belvedere, e quindi costruita la chiesa per i carmelitani. Vengono i padri carmelitani, i quali, non avendo chiostro, non avendo altro, cominciarono ad officiare anche in questa chiesa. E qui nasce un grosso discorso importante dei carmelitani nei confronti della confraternita che si era creata, come le dicevo poco prima, già nella chiesa di San Felice in Pincis. La nostra chiesa del Corpo di Cristo era San Felice in Pincis, quindi la confraternita che era lì e che veniva a spogliarsi nello spogliaturo di cui parlavamo prima era quella stessa la quale si interessa alla formazione di questa chiesa grazie alla partecipazione popolare, la quale partecipazione offre la possibilità di costruire la chiesa. Quindi noi abbiamo un'Annunziata, Madonna del Carmine, Annunciatella, questa qui, questa è della piazza, l'altra invece no, è la chiesa parrocchiale del Carmine. I carmelitani, dicevamo, questi quando nel 1491 ebbero la possibilità di potersi insediare qui al Carmine, non avendo spazio, dicevo, cominciavano ad officiare in questa chiesa. Bene, questa officiatura faceva sì che loro, essendo carmelitani ed essendo questa chiesa del Carmelo, questa chiesa del Carmelo in pratica gli apparteneva per alcuni versi, appartenendola loro vollero rivendicare a sé il diritto di officiare e di ordinare tutte le cose che si facevano qui. Quindi nacque una prima discussione. Adesso se dobbiamo rivolgerci ad altro lo lasciamo, perché questo discorso lo possiamo ancora continuare. No, io stavo guardando veramente una piazza piena e allo stesso tempo mi stavo chiedendo se realmente resteranno qui in attesa, a volte anche ore devo pensare, pur di entrare a dare il primo saluto alla Madonna. Certamente questi aspettano proprio di alternarsi all'interno della chiesa per salutare la Vergine, perché vogliono accostarsi a lei. Questo desiderio dei figli che vogliono andare verso la madre è un desiderio spontaneo, è semplice, è bello, però è un desiderio che io mi auguro non diventi solamente come un momento, perché adesso l'emozione ci prende un po' tutti, è bello stare con la Vergine, è bello stare in chiesa, è bello vivere questi momenti di fratellanza, di gioco, di piacere, di stare. No, cerchiamo di farne un principio per la nostra vita, che è una cosa secondo me bellissima. Se potessimo sempre guardare gente che passeggia, che si diverte, che sta bene, che gode, sarebbe un piacere anche per noi, insomma. Un piacere per noi, un piacere per la Chiesa, è una comunione di beni, diciamo. Sicuramente, sicuramente sì. E mettere in comunione i beni non significa solamente mettere assieme piccole cose, insomma, di poco conto. Mettere in comunione i valori, questi sono i beni su cui potremmo o dovremmo fondare la nostra esistenza, secondo me. Professore, nell'attesa di collegarci con la piazza e quindi anche per registrare le emozioni che sono state vissute anche dalle istituzioni, perché le ho viste veramente molto attente e molto presenti, un passaggio. Oggi inizia ufficialmente la festa religiosa, ma anche la festa con il programma civile. Domenica questa processione che coinvolge tutta la città di Pagani, sicuramente ci saranno delle accortenze che avete richiesto anche voi come arciconfraternita. Certo, sicuramente noi, oltre ad avere
la sicurezza pubblica che ci assiste sempre ogni anno, abbiamo sempre la disponibilità dei carabinieri, del comando dei carabinieri che è sempre disponibile, c'è la guardia forestale, ci sono anche quando c'è bisogno anche di finanziere, abbiamo avuto negli anni passati del corpo della polizia urbana di altre città che è venuto in soccorso a noi per il bisogno, insomma, quindi ci siamo visti veramente contornati da tanti amici che ci hanno aiutato a questa espressione di gioia. Mi fa molto anche piacere. Quest'anno si prevedono tante persone proprio nei giorni della processione, insomma anticipo che anche a noi stanno arrivando tantissime richieste, vogliono conoscere gli orari particolari, quelli più vissuti, e noi continuiamo a ripetere: è tutta la processione, da quando si aprono le porte del santuario e quindi la Madonna inizia il suo percorso fino a quando non si ritira la sera. E difatti la Madonna esce, come si suol dire, anche nel canto alle 9. Alle 9 della domenica mattina la Madonna esce e comincia a percorrere le vie di Pagani, dove è attesissima. Particolarmente abbiamo una zona, un rione, la parte bassa che va verso via Lamia, verso via Campitelli, verso quella parte lì c'è un fervore fortissimo, difatti lì. Ci sono festeggiamenti molto forti, molto sentiti, non che altrove non si sentano assolutamente, e lì c'è un momento di fuoco veramente, cioè, ecco, noi vediamo che la nostra collega è arrivata nelle stanze del comune, e io gli cedo la linea perché la vedo già in compagnia del sindaco di Scafati. Allora, abbiamo difficoltà in questo momento, mi dicono dalla regia, non riusciamo a collegarci. Nel frattempo noi continuiamo il nostro discorso perché abbiamo un attimo una difficoltà, quindi non riusciamo a collegarci. Nel frattempo continuiamo, stavamo dicendo, si arriva a Viale Trieste, da Viale Trieste poi... Da Viale Trieste poi la processione comincia a sciogliersi verso via Califano, via Tortora da quelle parti, poi va verso la zona limitrofa della Campagna, fino a che dalla Campagna poi comincerà a salire per via Arcivescovo Cesarano, e da qui andrà verso la parte delle palazzine popolari. Tutta quanta la parte delle palazzine popolari sarà percorsa nell'uno e nell'altro senso, quindi poi si discende, si va per via Lamia, da via Lamia poi si risale per via Starita, da via Starita ancora si va per le palazzine popolari, quindi si scende per il corso e qui si va a piazza Sant'Alfonso. E abbiamo ristabilito nel frattempo, io la interrompo continuamente perché c'è questa c'è questo movimento continuo alla collega Esposito. Esattamente, qui con me il sindaco di Scafati, ci siamo perché la città, diciamo, che è gremita, e tra l'altro la cosa più bella, come dicevo anche poc'anzi, è che tutti i comuni limitrofi hanno partecipato. Beh, il fatto che i sindaci abbiano partecipato rientra in quella sinergia istituzionale che abbiamo messo in campo in questi anni. Ho sempre detto che l'Agro è una grande città metropolitana, tanti comuni, tanti campanili con le proprie tradizioni, però insomma poi da un punto di vista urbanistico, insomma da un punto di vista culturale, abbiamo naturalmente radici comuni. Essere qui significa o riaffermare il principio della grande città metropolitana, che io mi auguro, insomma, soprattutto nella prospettiva, si possa finalmente realizzare. Ecco, non solo spiritualità ma anche folklore. Il bello di questa città è che i fedeli arrivano, ma soprattutto mostrano quello che durante l'anno, insomma, hanno portato avanti con la tradizione, quindi tradizione, storia, folklore. Questa è una città straordinaria e la festa naturalmente è straordinaria. Se ne parla non soltanto in Campania, anche fuori dalla Campania. Bello esserci, insomma, ma soprattutto, come diceva lei, la cultura, la tradizione, io dico soprattutto l'identità. È da qui che naturalmente nasce, si rafforza l'identità di una città. Immagino anche i ragazzi che oggi sono in piazza, loro naturalmente vivendo la festa si sentono anche un po' più paganesi,
o più orgogliosi di esserlo, anche e soprattutto fuori dalla città. Quindi una festa che va oltre naturalmente la fede, che è tradizione, che è cultura e soprattutto la possibilità di far crescere l'identità di questa città. È molto bello oggi perché i capi dei Toselli si sono incontrati e soprattutto hanno stabilito una sinergia, così proprio come i comuni. Lo speriamo, insomma, perché bisogna mettere in campo più sinergia, bisogna naturalmente incontrarsi, ragionare, discutere. Oggi le problematiche sono tante. Da un punto di vista, insomma, simbolico, questo incontro, insomma, rappresenta anche qualcosa che va al di là della festa. È il messaggio che possiamo lanciare, insomma, o il messaggio di quest'anno, di questa festa. I sindaci uniti, la città, insomma, l'agro, che ragiona come una grande comunità, fare sinergia sul piano istituzionale, sul piano sociale, per cercare di superare quelle che sono le grandi problematiche di questa parte di territorio, ma anche del paese Italia. Ecco, grazie allora alla città di Scafati, grazie sindaco. E qui vedo anche tanti assessori, insomma, che sono pronti per festeggiare in questo giorno di festa, questo giorno di grande gioia, di spiritualità. Assessore, ci siamo qui su questa balconata e stiamo ammirando, insomma, questa folla gremita che, insomma, cerchia un po' questa piazza meravigliosa. È una festa che noi paganesi viviamo veramente con il cuore, aspettiamo questa giornata tutto l'anno, quindi la viviamo veramente intensamente. Da quello che si può vedere che non solo i paganesi partecipano, ma l'intera provincia è qui presente, quindi a noi ci onora tantissimo la presenza non solo degli amministratori, ma in particolar modo di tutti i cittadini dei paesi limitrofi. Ecco, che cosa rappresenta per voi l'apertura di queste porte? La tradizione, il folklore, il sacro, il profano, guarda, c'è un po' di tutto, ci sono le vecchie tradizioni che vengono riportate veramente fuori. Se si vede sul lato sinistro della piazza ci sono dei giovani, dei bambini che ancora sono presi da questi balli tradizionali, diciamo sono 4-5 giorni che pagani vive veramente intensamente. Ecco, e poi tra l'altro ci sono anche delle particolarità tipiche culinarie, in questi giorni, insomma, si cucina un po' di tutto, dai tagliolini con lo schizzo ai carciofi arrostiti, quindi questi profumi invadono anche un po' la città. Sì, basta fare una passeggiata per i Toselli che sono stati allestiti a Pagani e gratuitamente si possono assaggiare queste delizie. Ecco. Allora Lucia, io ti ridò la linea e tra qualche minuto, insomma, sarò con altri sindaci e altri assessori dei comuni limitrofi. A te la linea. Grazie Brigitte, sicuramente continuerà il suo percorso nel Palazzo Istituzionale. Noi prima stavamo notando che Pagani, oltre ad avere, visto che abbiamo raccontato la bellezza architettonica del Santuario della Madonna delle Galline, c'è anche il Palazzo Municipale che... Che è una sua bellissima storia. Difatti questo palazzo apparteneva agli Scolopi, ai padri Scolopi, i quali erano dediti all'insegnamento e la loro vita passata qui in questo palazzo era così santificata. Oltre alla via di palazzo avevano anche la chiesetta vicino nella quale officiavano, ma i padri Scolopi non erano stati mai soppressi come gli stessi padri tendoristi che nasceranno molto più tardi con le mani di Sant'Alfonso. I padri Scolopi c'erano già da molto prima, nel XVI secolo già li vediamo presenti qui. Bene, saranno soppressi anch'essi e difatti con un decreto dell'agosto del 1807 saranno soppressi gli Scolopi e insieme agli Scolopi gli stessi carmelitani di cui parlavamo prima. Quindi soppressione dei carmelitani, soppressione degli Scolopi, soppressione dei Paolotti che stanno già a San Francesco, ci sarà una soppressione generale qui. Resteranno in piedi chi? Solamente i redentoristi. I redentoristi che incominceranno in quel momento la loro storia, perché è da poco morto San Francesco, Sant'Alfonso, e quindi adesso devono con loro fervore dare inizio a questa forte congregazione, la congregazione che Sant'Alfonso stesso non voleva si fermasse qui nel mezzogiorno d'Italia, a Napoli, sarebbe stato un fallimento per lui. Quindi questa congregazione comincia ad allargarsi, ad estendersi e adesso è sparsa per il mondo.
dispiace che gli scolopi a pagani furono soppressi, ma la legge napoleonica voleva così, e quindi in seguito alle soppressioni poi questo palazzo, che era stato, riprendiamo, agli scolopi, aveva già la sua sede nella piazza Corpo di Cristo dall'altra parte, poi in parte passata per la gendarmeria fuori al Carmine, dove sta la nonna del Carmine, quindi stabilita qui la sua sede, funge da allora come palazzo municipale della municipalità, così era chiamata all'epoca delle rivoluzioni. Ed ecco che dal palazzo municipale diamo la linea alla nostra Brigitte Esposito. Sì, eccoci qui nuovamente, ci siamo con il consigliere Maria Rosaria Esposito, complimenti insomma per questa festa meravigliosa, insomma, che ogni anno riempie la città di emozioni. Sì, è proprio bellissimo vedere tanta partecipazione. È proprio il sacro e il profano assieme, aprire le porte e nel frattempo salutare la Madonna nel modo più semplice e più popolare possibile, con le tamborre, ballando, con i ragazzi, costumi particolari, è lo spirito giusto. Tra l'altro ci sono colori meravigliosi, perché vedere tanta gente insomma messa insieme, respirare quest'aria di festa e soprattutto nella tranquillità possibile, quindi un grande complimento anche ai volontari che stanno facendo davvero un lavoro straordinario, e mi riferisco ovviamente noi ci sono i volontari della Protezione Civile, Carabinieri, insomma Polizia, quindi questo è importante quando ci sono questi tipi di manifestazioni. È importantissimo, perché con l'affluenza che c'è, con le vicende che si sentono tutti i giorni, diventa difficile organizzare un evento di una tale portata. C'è una mole di lavoro dietro impressionante, pulizia, ordine, chiusura delle strade, c'è tutto insomma un lavoro incessante che finirà poi definitivamente insomma la chiusura lunedì. Il problema è vedere tanta gente che si diverte, una cosa meravigliosa è vedere i bambini in piazza, quello che noi ci auspicavamo. Infatti si stanno cimentando in danze folk, quindi grande allegria, grande brio. Grandissima allegria, invito tutti coloro che non hanno mai partecipato a vedere il bello della festa della Madonna delle Galline, che è questo, liberarsi, ballare senza pregiudizi, mischiarsi alla gente, i paganesi poi che sono di una socialità particolare, ecco, sono particolarmente ospitali. Stamattina in tribunale un collega di Salerno mi ha detto: io mi sono recato in tempi passati a questa festa, mi hanno trattato come un loro concittadino, pur non conoscendomi. Questo è lo spirito giusto, questo è quello che mi piace sentire di pagani. Ecco, grazie, grazie ancora. Noi continuiamo qui perché abbiamo altri esponenti, perché infatti c'è anche il comune di Salerno con l'assessore appunto Picarone, benvenuto. Quindi Salerno è presente a questa festa, la città di pagani insomma ospita voi e ospita soprattutto la grande sinergia che si cerca insomma di instaurare. Io ho ricevuto l'invito dal sindaco di Pagani e dal presidente del consiglio comunale Antonio Donato, con molto piacere sono qui oggi a questa kermesse straordinaria, questa grande festa della Madonna delle Galline, che rappresenta un evento non solo religioso, ma un evento culturale, folcloristico, che travalica i confini di Pagani ed è un richiamo per tutti nella nostra regione e anche fuori, e credo che sia bello per chiunque venire in queste giornate di festa della Madonna a vedere che cosa succede qui a Pagani. Oggi sono veramente contento di essere qui, non solo perché incontro dei vecchi amici, ma perché per la prima volta anche a me capita di vedere, perché per la prima volta, questa manifestazione religiosa così bella. Ecco, quali sono proprio le sue emozioni? E soprattutto quello che mi emoziona, per noi che abbiamo questa grande tradizione della festa di San Matteo, mi emoziona soprattutto vedere il coinvolgimento popolare, cioè questa linea che si perde di confine tra l'evento religioso e l'evento popolare, e diventa un tutt'uno con un entusiasmo e un coinvolgimento delle persone che anche della nostra festa di San Matteo. Grazie, grazie. E ancora qui con noi abbiamo l'assessore al commercio del comune di Angri, quindi un'altra città che partecipa qui a Pagani alla festa della Madonna del Carmelo, detta delle Galline. Giacomo Sorrentino, benvenuto. Grazie, siamo contenti di festeggiare insieme ai nostri cugini paganesi, che anche loro hanno questa tradizione folcloristica molto sentita, come l'abbiamo anche noi
nella nostra città, per la cui festa di San Giovanni. La festa di San Giovanni, per cui ci sentiamo gemellati simbolicamente in questo momento. Abbiamo accolto molto volentieri l'invito del sindaco di Pagani Bottone, perché sta dimostrando che soltanto facendo squadra, facendo sistema con tutti i sindaci dell'agro possiamo dare una voce forte per farci sentire anche a livello sovracomunale, perché ormai l'agro è diventato un'unica grande città, io direi una metropoli che va rispettata in questo modo, va gestita in questo modo, e soltanto tra i sindaci di queste città e tra gli amministratori di questa città che si possono creare le condizioni per poter migliorare la vivibilità e soprattutto, come si diceva prima, anche puntare sul turismo, sulla cultura e sulla enogastronomia di questi territori che rappresentano l'eccellenza per la regione Campania. Per cui io invito tutti coloro che vivono nelle immediate vicinanze delle nostre città, principalmente in questo periodo, a venire alla festa delle galline e poi venire quella di San Giovanni nel mese di giugno. Assolutamente sì, tra l'altro insomma domenica ci sarà la processione nelle strade, quindi i toselli si arricchiranno sempre di più con i prodotti tipici locali, con queste bontà che sono state preparate con cura e soprattutto con proprio quei prodotti che anche i contadini insomma coltivano durante l'anno, perché ricordiamo insomma che loro ci tengono tantissimo alle tradizioni. Certo, questo è il vero chilometro zero, perché qua va direttamente dai produttori ai consumatori, passa direttamente dalle nostre terre che sono praticamente vicinissime al luogo in cui avvengono queste celebrazioni e per cui passano dalle terre, arrivano sulle nostre tavole, arrivano sui nostri banchetti, per cui noi che siamo dei grandi golosi, perché i meridionali siamo grandi golosi, le apprezziamo, siamo grandi golosi anche perché abbiamo ottime prelibatezze, per cui invito ancora tutti a provare queste nostre prelibatezze, perché così, con la tradizione, innovando la tradizione, che riusciremo ad uscire da questo periodo di crisi che sta attanagliando un poco tutto il mondo occidentale. Ecco, grazie. Intanto Lucia, ti passo la linea perché a breve ci sarà con noi il sindaco della città di Pagani, Salvatore Bottone. Grazie Brigitte, nell'attesa anche di ascoltare le parole del primo cittadino di Pagani che l'abbiamo visto, era in prima fila per entrare al santuario, adesso la fatica è rientrare e ritornare perché la folla è veramente tanta. Professore, questi balli, questo, come diceva lei prima, questo inneggiare, questo aprirsi alla primavera, alla fine noi veniamo da una tradizione contadina. Certo, la tradizione contadina è nostra, perché se noi pensiamo veramente che la nostra condizione sociale fino a tutto quanto l'Ottocento e a forse anche alla prima del Novecento era unicamente contadina, quindi il nostro spirito contadino che mostra in maniera molto chiara queste espressioni così spontanee, ballare, divertirsi come canti di campagna, quelle cose che vengono con un momento di svago, di allontanamento dalle fatiche quotidiane, quindi non vedo alcun comportamento diciamo regolato da qualche regola stabilita, fissa. Penso che i balli, così come li esprimano, siano abbastanza liberi, sono sciolti, si accoppiano, si staccano tra loro, vedo, in maniera molto libera, non formano in maniera statuaria le cose, anzi si muovono con la massima libertà. È proprio la libertà della primavera, secondo me, che va esaltata. Come loro l'esaltano col ballo, così l'esalta anche la Vergine, ma vedo che anche gli altri hanno la volontà di poter esprimere il loro giudizio su questo. Sicuramente, sa perché? Perché praticamente questo è il primo anno che molti sindaci invitati dal primo cittadino di Pagani hanno assistito a questa manifestazione, molti l'hanno sentite parlare, però insomma l'hanno visto per la prima volta. C'è anche il sindaco di Baronissi con Brigitte Esposito. Esattamente, tu come il sindaco di Baronissi, sindaco benvenuto in questa splendida città. Sì, bene, grazie di averci coinvolto in questa straordinaria festa popolare che soltanto Pagani riesce a darci, una festa molto sentita dai paganesi che sono devoti alla Madonna delle Galline, e insomma vedo che c'è, che la festa è un forte attrattore, perché noto anche tanti amministratori, tante persone non di Pagani, e quindi questo valorizza questo evento popolare ma anche importante
tra i più importanti tra i comuni dell'Agro e della provincia di Salerno. C'è un entusiasmo, una serenità, veramente un'atmosfera magica, con la devozione ovviamente alla Madonna, ed è veramente una straordinaria esperienza che avevo già vissuto ma che fa sempre piacere ripetere. Veramente una serata magica. Quanto sono importanti per voi le tradizioni, soprattutto per voi sindaci, insomma, che cercate poi di ripristinare attraverso queste feste in cui c'è questo mix tra sacro e profano? Ma la tradizione è fondamentale, perché tradizione vuol dire conoscere gli usi e i costumi di un popolo, di un territorio, significa conoscere i nostri antenati, come hanno vissuto la straordinaria storia della Madonna delle Galline, del santuario sorto, di come è sorto, è qualcosa veramente di affascinante e di magico. E credo che la straordinaria presenza, l'entusiasmo di questa sera confermi questa mia emozione, questa mia sensazione di straordinarietà e di magicità di questa serata. Molto bello, perché tra l'altro persone non solo dai paesi limitrofi ma da tutta Italia. C'è stata una signora, insomma, che diceva che è arrivata addirittura da Torino, qualcun altro da Milano, perché è talmente forte la fede. E tra l'altro vedere questa immagine così bella della Madonna quest'anno, tra l'altro arricchita dal lavoro di un grande artista paganese, ha fatto davvero un grande effetto. E stare lì sotto quella statua con tutti questi tamorrari che con grande devozione, insomma, stanno regalando questa passione, questa fede, è davvero emozionante. Sì, sì, è così, ma insomma poi la fede che i paganesi dimostrano alla Madonna è una condizione che poi aggrega, serve a socializzare, serve anche a conoscere, come dicevamo, le tradizioni, il passato, gli usi, le consuetudini. Probabilmente occorrerebbe anche, faccio una riflessione di carattere più generale, così una riflessione più approfondita sulla necessità di trovare tutti dei valori che non possiamo vivere soltanto nelle feste, ma che dobbiamo, non dico predicare, ma praticare minuto per minuto della nostra esistenza. Soltanto così riusciamo a dare, ognuno dal proprio ruolo, ma da cittadini di questa splendida terra che è la Campania, che è il Sud, che è l'Italia, riusciamo a fare il nostro dovere di rilanciare un paese che merita di essere rilanciato, anche attraverso manifestazioni ed eventi come quelli di Pagani, che sono straordinari. Ecco, io ringrazio il sindaco di Baronissi, e c'è tutta la linea Lucia, e tra poco, insomma, saremo ancora qui per ascoltare ancora le emozioni e soprattutto la passione dei paganesi e non solo. Eccoci nuovamente in diretta dalla nostra postazione. Tra poco c'è una chicca per i nostri utenti telespettatori. Appena la regia mi dà l'ok, poi commenteremo insieme anche una sorpresa, insomma, per lei. Prima stavamo dicendo, queste nacchere ci danno un non suono, ma pare un eco di uccelli, insomma, veramente di trovarci in un momento bucolico molto bello. Il suono della tamborra mi pare quella, mi dà l'impressione di quella avvicendarsi della marra che rompe la terra e l'uccello che canta contemporaneamente. Un discorso paesaggistico che attraverso il suono pare viene filtrato proprio in questo momento. Un pensiero molto semplice, molto spontaneo, molto così immediato. E per questo forse è più bello, perché sa più di natura, più di spontaneità. E ci ha raggiunto anche Don Enzo Dinardo, il responsabile della Forania dei Pagani. Ha fatto un po' fatica, dica la verità, oggi a mantenere tutte queste anime, insomma, che avevano voglia di andare dalla mamma, dalla Madonna per entrare. Ringraziando Dio, ringraziando la Madonna, tutto è proceduto con ordine, le cose si sono svolte regolarmente, molta fede, molta devozione, folklore anche, ma questo fa parte della festa della Madonna delle Galline. E questa festa ormai sono secoli, sono cinque secoli che va avanti, e penso che
il cardine, il cuore della fede nella Vergine Maria qui a Pagani, sarà difficile sradicarlo. Quindi, nonostante le intemperie, le difficoltà, le crisi che assistiamo nel mondo di fede, Pagani da questo punto di vista resta salda nella fede. Don Enzo, lo dicevamo, c'è veramente tanta fede, ed è la stessa fede che continuerà per i prossimi due giorni e soprattutto domenica all'atto della processione, quando la Madonna, la statua della Madonna, attraverserà le strade della città. Sì, si partirà con la celebrazione della messa alle 8 di mattina con il Vescovo che presiederà questa concelebrazione con il clero di Pagani. Il Vescovo farà un primo tratto di processione per accompagnarci in questo cammino, e poi ciascuno di noi, i sacerdoti, accompagneranno lungo tutto il tragitto la Madonna delle Galline. E tante persone l'aspettano, tante persone vogliono chiedere a lei qualche grazia, tante persone vogliono avere qualche consolazione, qualche conforto nella propria vita, e chi lo farà con fede, Maria non lo deluderà. Nel frattempo le devo poi fare un'altra domanda, ma c'è la nostra collega Brigitte Esposito che è al comune e in questo momento è con il sindaco Salvatore Bottone, che è stato poi tra l'altro uno dei primi ad entrare insieme ai tanti devoti all'interno del santuario. Eccoci qui, sono con il sindaco della città di Pagani, Salvatore Bottone. Commenti per questa manifestazione straordinaria che ogni anno cresce sempre di più e soprattutto crea grande aggregazione. Sì, veramente col trasporto di noi paganesi coinvolge anche gli amici dei comuni vicini. Quest'anno abbiamo immaginato di vivere questo momento magico per noi con l'apertura del santuario con i sindaci dei comuni vicini. Devo dire che in tanti hanno risposto all'appello e stavano qui tutti ad omaggiare la Madonna. Adesso scenderemo e andremo al santuario insieme, però una cosa ancora più importante è che da questi balconi la prima volta che c'è stato anche la presenza dei nostri ragazzi straordinari, i ragazzi speciali che dal balcone del comune hanno potuto vedere, ecco, loro che sono in carrozzine non potevano farlo diversamente, a vedere l'apertura del santuario. Lei è stato proprio il primo, insomma, a scendere giù, insomma, ad entrare. Qual è stata la sua emozione nel momento in cui ha visto il volto di questa Madonna meravigliosa? Quest'anno molto particolare, veramente un trasporto maggiore, ecco, come responsabilità, come primo cittadino, affidarsi, ecco, con un atto di fede alla Madonna, è stato questo il mio pensiero importante. Ecco, un augurio che può fare per questo anno, visto che questa festa è estendita non solo come fede, ma diciamo anche come tradizione, storia, folklore, quindi un augurio che può fare tutti i cittadini. Sì, è quello che io stasera voglio mettere insieme anche con gli altri colleghi, insieme per fare un patto, per fare un tavolo istituzionale, un protocollo d'intesa per valorizzare, ecco, quelle che sono le nostre risorse migliori, e cioè l'arte, la cultura, l'enogastronomia. Quindi io sono convinto che insieme tutti quanti possiamo raggiungere obiettivi che magari da soli non possiamo, ma che se siamo uniti è sicuro che avremo dei grandi riscontri, e particolarmente per le nostre collettività. Ecco, grazie sindaco, continuano quindi i festeggiamenti, noi continuiamo ad ammirare questa piazza, appunto Bernardo d'Arezzo, gremitissima, e così sarà anche per i prossimi giorni fino a lunedì, quindi ricordiamo che ci sarà la processione e poi ovviamente un grande concerto che si terrà lunedì. Lunedì con il Ritmo Festival di sera, quindi avremo la conclusione della festa con artisti importanti che verranno qui ad esibirsi. Ecco, grazie, io ringrazio il sindaco della città di Pagani. Lucia, cedo a te la linea, intanto ci saranno altri ospiti. Se riesci dopo il tuo giro di interviste istituzionali, magari scendere anche giù in piazza e registrare veramente la fede e la devozione che arriva nei confronti della Madonna delle Galline da tantissime persone che sono ancora qui presenti in piazza. Allora le avevo chiesto, o meglio, le avevo detto, le avevo anticipato una domanda. In particolare noi ne abbiamo parlato all'inizio con il professore ed è importante chiarirlo, anche perché in questo momento ci stanno ascoltando, insomma, da tutta la provincia di Salerno, e non solo, perché lo ricordiamo, siamo anche in collegamento streaming. La processione domenica, ci chiarivano, la processione della Madonna delle Galline è una processione particolare. La Madonna si ferma, si gira per i bambini, per gli ammalati, per gli anziani, lo fa dove è necessario,
ha delle tappe, diciamo, quasi obbligate, che quelle di fronte ai Toselli e di fronte ad ogni immagine della Vergine. Quindi iniziamo a chiarire anche questo aspetto prima di sollevare magari qualche altra polemica. La processione si è svolta in questo modo qua. Certamente quello che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi di presunte situazioni un po' particolari, noi abbiamo fatto delle verifiche, non abbiamo trovato riscontro in queste situazioni di cui si parlava, quindi penso che tutto si svolgerà regolarmente. Le persone sono in strada per venerare la Vergine, non è il contrario, è che la Madonna venera le persone, e quindi i paganesi da questo punto di vista hanno una certa maturità e capiscono bene la situazione. Quindi se laddove dovesse fermarsi, sostare o girare, e perché viene invocata per fede e non magari per ricevere, ecco, una preghiera e non il contrario, come voleva sottolineare. Assolutamente, non è proprio presente nelle nostre intenzioni una cosa di questo genere, non è stato presente nel passato, non vedo perché debba essere presente quest'anno. C'è una tappa fondamentale della processione, professore, che è quella che si registra più o meno intorno alle 20, quando la Madonna arriva in piazza Sant'Alfonso e c'è questo scambio di doni con i redentoristi. Sì, c'è questo scambio di colombo con i redentoristi perché Sant'Alfonso, già nei confronti della Vergine, aveva assunto questo atteggiamento, donare un coppia di colombi alla Madonna, e la Madonna dava in cambio una gallinella, insomma. E questo modo... perché Sant'Alfonso, proprio per la sua santità, riusciva a sentire la Madonna, la Vergine Santissima, come la sua madre, la madre di tutti, la madre paganesi, ma la madre anche dei suoi redentoristi. Quindi il suo atteggiamento nei confronti della Vergine è un atteggiamento di figliolanza, un sentimento fortissimo per la madre, che vorrebbe dare da insegnamento a tutti quanti gli uomini di questo mondo, perché tutti dovremmo essere grati alla Vergine per quello che è fatto, per quello che fa e ci porta al Figlio. Difatti Sant'Alfonso appunto affermava che a Gesù attraverso Maria, solo Maria ci accosta a Gesù, e Don Enzo può sicuramente correggermi se mi sbaglio in tutto questo. Penso che la strada migliore per raggiungere il Cristo è proprio Maria. L'invocazione alla mamma, l'invocazione alla Madonna del Carmine. Sì, la Madonna del Carmine, che ricordiamo l'origine di questo titolo, sì, i carmelitani si rifanno al profeta Elia che sul monte Carmelo volle affermare la purezza della fede, quindi per noi qui a Pagani avere la Madonna del Carmine non solo in questa chiesa, anche a 200 metri più avanti nell'altra chiesa sempre intitolata al Carmine, e poi a 50 metri più giù il Carminello, è una protezione straordinaria che dona a questa città. Io la interrompo perché in questo momento, non vorrei sbagliare, ma è il primo anno, vedo i gonfaloni entrare all'interno della chiesa, all'interno del santuario, anche a seguire i sindaci, i primi cittadini con le fasce tricolori, le istituzioni che portano, ecco, come dono, oltre al simbolo del Tosello, del Tosellari, che è arrivato, è giunto ai piedi della Vergine, quest'anno arrivano anche i gonfaloni dei comuni del territorio che sono stati invitati e che hanno voluto portare questo loro omaggio alla Madonna delle Galline. Sì, nel passato questo avveniva durante la processione della domenica verso le 8 di sera, però è bello proprio che all'inizio di questa festa possiamo vedere anche i rappresentanti della comunità civile portare il loro omaggio alla Madonna del Carmine. È una festa che si vive a Pagani, ma non è solo di Pagani. È una festa infatti sentita, prima lo abbiamo più o meno raccontato, ci stanno arrivando messaggi da ogni parte, non posso limitarmi a dire da ogni parte d'Italia, perché ci arrivano anche da tantissimi italiani nel mondo. Veramente sono contenti, sono felici, sono emozionati nell'aver rivisto, ecco, anche attraverso questi nuovi strumenti, le nuove tecnologie, l'apertura delle porte del santuario. Beh, i nuovi mezzi di comunicazione ci permettono di far
trasmettere un evento vissuto qui in un luogo particolare come Pagani in tutto il mondo, e molte persone che non possono vivere da vicino questa realtà hanno l'opportunità attraverso la tecnologia di avvicinarsi a questa festa, e questo dà un aiuto a tutti coloro che sono all'estero o fuori città per lavoro, per alcune situazioni particolari, ma permette anche a nuove persone di avvicinarsi a questa denominazione strana che suona agli occhi di chi l'ascolta per la prima volta, la Madonna delle Galline, capire il reale significato di questa festa. Professore, è veramente un'immagine molto toccante questa. Dei sindaci, dei confaloni che si avvicinano al trono della Vergine. Sotto un profilo storico pure è bello ricordare una cosa molto importante: nella chiesa di cui parlava adesso Don Enzo, quella della Madonna del Carmine, c'era un diritto di patronato, allora chiamato jus patronato, di coloro che erano dei civili, i quali avevano stabilito in quella chiesa un altare, e sull'altare celebrava un suo parente o un suo dotato, cioè colui che aveva una dona dote, per celebrare in cambio di questa dote un certo numero di messe. Ebbene, questo rapporto dei laici che entrano nella chiesa è sempre e comunque subordinato alla volontà, alla disponibilità dell'ordinario del posto, ovvero sia del vescovo. Quindi oggi ancora l'autorità civile si porta presso l'autorità religiosa, perché riconosce in essa non solo un'altra autorità amica nell'amministrazione delle persone, ma riconosce anche la presenza di una forza che comunque riesce spesso a sovrastare, a superare le nostre indignazioni, le nostre capacità di poterci rapportare nel quotidiano. Il nostro quotidiano si scioglie lì, in chiesa, dove c'è soluzione, dove c'è perdono, dove c'è salvezza per tutti, laici ed ecclesiastici. Adesso Don Enzo si celebra la Santissima Messa. Ora alle 19 inizia la celebrazione della Santa Messa, ed è uno dei momenti più importanti di questa giornata. Dopo l'apertura con il canto del Magnificat, ecco, il centro è sempre l'Eucaristia. Non dimentichiamo che la Madonna ci dice: fate quello che Gesù vi dirà, e noi vogliamo fare proprio questo. Grazie Don Enzo, noi la lasciamo perché so che deve, insomma, scappare, ha anche altre esigenze, deve seguire anche un'organizzazione dal punto di vista della forania. Noi continuiamo la nostra diretta, grazie ancora, nell'attesa di collegarci con la piazza e di mostrarvi anche quelle famose immagini che vi avevo prima accennato. Noi stavamo parlando, professore, laddove ci siamo interrotti della chiesa della Madonna del Carmine, della figura del vescovo. E dicevamo che in pratica il vescovo è l'ordinario diocesano che ha l'unica persona che ha il potere decisionale sui comportamenti, sugli atteggiamenti che si possono assumere anche dalle confraternite. Nel caso nostro, la nostra confraternita, come tutte le altre confraternite, sono tenute al rispetto del regolamento vescovile. Ora, tutte le leggi, tutto ciò che si è verificato in passato, tutte le bolle pontificie o non, tutti i decreti, sono stati tutti essi sottoposti alla volontà del vescovo locale, il quale comunque decide in queste cose. E fa piacere vedere, per esempio, che l'autorità civile vada a confrontarsi con l'autorità ecclesiastica, che entra in chiesa, che partecipa, e ribadisco, questo fa il bello della festa, veramente. Adesso vediamo delle immagini che prima l'abbiamo accennato, ci sono delle immagini che abbiamo registrato con un drone all'interno del santuario, sono delle immagini veramente spettacolari, chiedo alla regia, eccole, e si vedono, cioè si vede realmente la bellezza, sì. Questo è il trono della Vergine, che è stato preparato per l'occasione di questa festa. Noi non avevamo mai avuto troni così belli, così sontuosi, nonostante i panneggi che sono stati usati negli anni passati, insomma, ma non c'era questa delicatezza, questa espressione proprio, oserei dire, settecentesca, e già, perché questo è lo stile
della nostra chiesa. È uno stile bellissimo, snello, semplice, elegante, così come elegante è la stessa chiesa, ma più che la chiesa, elegante è l'immagine della Vergine, la quale è una statua settecentesca. Ecco, ricordiamolo, perché c'è questo amore nei confronti di questa Vergine. Ecco, la stiamo ammirando anche adesso nelle immagini, che ha una serenità in volto davvero, davvero eccezionale. Cioè, questa viene dall'arte settecentesca che ci ha fatto dono di questa bellissima immagine. Anzi, vediamo l'immagine quanto è bella. Non riusciamo forse a vedere la pala che c'è sull'altare maggiore. Attenti, quella composizione non è su tela, è su una tavola di legno. E mi dice, se leggevo da un anonimo del secondo Settecento, che molti pittori, fini pittori, diceva lui, hanno cercato di riprodurla, ma al momento della riproduzione non sono stati capaci di riportarli su tela. Gli è stato sempre difficilissimo riportarla su tela. Anche qui forse io colgo qualcosa che non è facilmente spiegabile. Cioè, ci sono degli imitatori, quelli sono i copisti, che sono bravissimi, eppure si diceva non sono stati capaci di riproporla, di riportarla. Chissà perché. Strana la cosa, strana la cosa. Al lato vediamo il cappellone della Vergine. Tutto l'anno la Vergine è situata lì, nel cappellone. Qui, negli anni passati, si aveva sempre la Vergine coperta. Quest'anno invece si è pensato, in alcuni momenti, di tenerla aperta, di tenerla scoperta, e quindi la si può vedere anche durante l'anno. Di fronte, ecco, questo è il cappellone. Di fronte il cappellone, da quest'altra parte vediamo invece l'altare del crocefisso, che è l'altare su cui il beato Tommaso Maria Fusco, dicevo poco prima, ha celebrato durante la sua assistente spirituale, rettore di questo santuario negli anni passati. Ma vederlo è un gioiello. Guardiamolo, questo è San Vincenzo che adesso è vicino. Adesso scendiamo verso la parte bassa della chiesa, ecco il nostro, la parte del coro là sopra, c'è il vecchio organo, che adesso è stato, grazie alla munificenza di padre Padovano, Don Giovanni Padovano, ci ha regalato un organo che è stato collegato direttamente alle canne che stanno lassù nel coretto, e abbiamo avuto la possibilità di restaurare qualcosa che era stato nei secoli purtroppo abbandonata. Certamente non abbiamo in funzione lo stesso organo del passato, perché ormai è fuori uso, ma abbiamo collegato e il suono ci proviene ugualmente da quelle canne. È una cosa stupenda, veramente è bellissima, perché la si ammira veramente nella sua maestosità, perché veramente è un gioiello d'architettura. Ma quanta storia realmente si respira nella città di Pagani. C'è tantissima storia. Se guardando poi alle spalle del trono della Vergine, adesso sull'altare maggiore del 1779, abbiamo le due statue di San Pietro e San Paolo, proprio a reggere le sorti, mentre sopra, al di sopra dell'icona che vediamo centralmente, c'è lo Spirito Santo che scende sulla Vergine del Carmelo, e c'è la Trinità che afferma la potenza della Vergine in questa chiesa. Ecco, anche la navata adesso si sta percorrendo, e la nostra telecamera è molto bella. Parlavamo poc'anzi di San Pietro e San Paolo, stata quella, ecco la Trinità, la parte superiore lì che accoglie la Vergine sul trono della Vergine, bella espressione. E a sinistra, a destra poi abbiamo invece la visita di Santa Elisabetta e la Vergine che è in procinto di esprimere il suo grazie a Santa Elisabetta. Qualcosa di molto bello, veramente, veramente commovente. Certo, se noi avessimo tanto in cuore di vivere costantemente questi momenti di fede, di vivificare costantemente questa chiesa. C'è anche l'Arciconfraternita che pensa a questo sicuramente, che si impegna. I confratelli cercano in tutti i modi di sorreggere le sorti di questa chiesa. Oggi abbiamo il nostro commissario Nunzio Desiderio, che ci sta di vicino per affrontare tutti quanti i problemi
Ecco, vediamo da quella parte il cappellone della Vergine, molto bello anche quel cappellone. Dicevamo, abbiamo la vicinanza del nostro amministratore pro tempore che cerca di farci superare qualche momento un po' di crisi che abbiamo vissuto, ahimè, perché no, si dica pure questo. Beh sì, bisogna dirlo anche questo. Fraternità, ma lei sa come nelle migliori famiglie a volte capitano piccole incomprensioni o cose simili che poi vanno superate, perché alla base c'è sempre la buona fede. Noi diciamo che buona fede est presumitor, non ci può essere mai chi con qualche pizzico di orgoglio o d'altro possa commettere cose o possa fare atti che non sono consoni ad un comportamento confraternale. Qui lo riscontriamo onestamente. Speriamo che si purifichi, se ha da purificarsi, questa nostra confraternita, si organizzi meglio e non faccia più sì che certe cose, talvolta un po' più spiacevoli, possano coronare tanti sacrifici, tanti sforzi che si fanno per andare avanti, insomma, per organizzarci. Sì. E noi andiamo ai suoni della piazza perché vedo già Brigitte Esposito pronta. Con questi canti da porre meravigliosi. Sì, grazie, siamo qua a Pagani. Una tamburiata per la Madonna, e questo è solo l'inizio di questa magnifica festa, e vi aspettiamo più tardi per domenica, e buona festa a tutti. C'è stata una particolarità poc'anzi perché ho visto, insomma, che vi siete avvicinati alle porte e poi qualcosa di innovativo prima dell'entrata nella chiesa. Di che cosa si trattava? C'è stato un insieme di tamburi e ognuno riusciva a pronunciare quello che sentiva in quel momento. Il tamburo ci porta all'origine, quindi alla preghiera, al canto, all'invocazione, e questo è quello che è successo. E poi c'è quest'altro strumento oltre alla tamborra. Sì, va bene, la tamburiata paganese è accompagnata anche dalla fisarmonica. Riallacciandomi un attimo al discorso di Vincenzo di prima, stavamo attendendo la Madonna, diciamo, che si aprissero le porte, proprio come dei figli attendono una mamma con tanto desiderio, così anche noi attendiamo la Madonna ogni anno dopo 365 giorni, sempre puntuali nonostante tutti i sacrifici. Questa è una festa sentita molto dal popolo paganese, ma soprattutto da noi cantori che attraverso la devozione diamo tutto, veramente diamo tutto. Quindi, oltre ad augurare una buona festa a tutti, non posso fare altro. Che la Madonna ci benedica e ci protegga soprattutto. Esattamente, come si chiama questo canto? Un canto, diciamo, una tamburiata tipica dell'agro nocerino sarnese. Di solito c'è una specie di prefazione, insomma, che è la cosiddetta fronna. Noi pagani abbiamo la fronna alla Madonna delle Galline, è una cosa veramente multisecolare. Noi siamo degli umili continuatori e cerchiamo di farlo nel nostro piccolo con educazione, rispetto e soprattutto molto amore nel cuore. Assolutamente, quindi si continua da qui con nacchere, tamorre, ovviamente i balli tradizionali della città di Pagani. Quindi a te con tanto brio da questa piazza fantastica. Grazie Brigitte, sicuramente, insomma, abbiamo ascoltato quelli che sono gli umori di questa piazza allegra che sprigiona veramente tantissima energia. L'importante è che lo facciano in gioia, l'importante è che qualsiasi cosa facciano li faccia star bene, lo facciano con un pensiero, come diceva Don Enzo, alla Madre Celeste. Certo, difatti commentavamo poco fa che il vederli così giocosi, festosi tra loro è un gran piacere vederli. Già alla vista danno una bella tenerezza e una dolcezza al cuore veramente, cosa che noi speriamo ci sia magari in tutti gli ambienti, tra tutti i giovani, non solo quelli di Pagani che in questo momento vivono un momento di grossa emozione, ma anche tra quelli che fuori festa magari si ritrovano nei bar, nei pub, si trovano nei circoli e si ritrovano a ballare, a divertirsi, a trascorrere una serata tra amici. Beh, si divertino, perché la vita è bellissima, è qualcosa, è un dono grossissimo che, tornando al discorso religioso,
il Dio ci ha dato, perché a volte renderlo brutto questo dono? Perché a volte sciuparlo, sciupare tanta gioventù che al posto di divertirsi così come si stanno divertendo adesso, magari in questo momento si staranno drogando, magari in questo momento si staranno scannando, uccidendo, staranno facendo cose che va contro il rispetto della umanità stessa, insomma, perché non liberarsi da tanto peso esistenziale? La vita, diciamo poco fa, è bella, eh? È bella pure per noi che siamo un po' di età, insomma, diciamoci la verità, perché non dovrebbe essere bella per i giovani che hanno tanto in corpo di vita da vivere ancora, hanno tante programmazioni, tante belle cose da realizzare? Beh, che le realizzino, che veramente la Madre Celeste, la Madonna del Carmine, detta delle galline, e la Madonna in sé possa aiutarli. Ecco Brigitte, nuovamente dalla piazza, noi siamo pronti e puoi tranquillamente partire con le tue interviste, ti vedo già presa all'interno di un gruppo di ballerini. Assolutamente sì, perché io sono in mezzo ai Damorrare, insomma in questo momento è in atto una danza davvero molto particolare. Si canta, qual è questo canto? Non ho capito. Qual è questo canto che state intonando? Questo è un canto dedicato alla Madonna, diciamo, sono vari tipi di canti. Voi chi siete? Io chi sono? Io vengo da Nocera Superiore. Ecco, c'è questo incontro insomma anche con i paganesi, un momento molto importante in cui si balla e soprattutto si canta per la Madonna. Sì, ci sono un momento che è dedicato alla Madonna e poi comunque tutti i ragazzi ci riuniamo e veniamo alla tradizione della Madonna che abbiamo festeggiato. Ecco, allora insieme continuiamo a cantare. E regaliamo insomma a tutti i telespettatori questo canto fantastico dedicato alla Madonna delle Galline. Ok, ciao. Addio mania power, legumi, addio mania power, legumi, e da voglia regalare, da voglia regalare. E questa è la città di Pagani, a te la linea, Lucia. Anche lei alle danze si è fatta travolgere, anche lei da questo ritmo, da questo suono. E noi dobbiamo naturalmente, siamo quasi in fase di chiusura, la vedo che sta con delle persone, insomma, le persone anziane, che sono quelle forse dal cuore storico, dal cuore più vicino, però noi dobbiamo in questo momento fermarci anche perché arriva la sera, dobbiamo ritirarci anche noi, dobbiamo chiudere, dobbiamo spegnere anche noi le nostre telecamere. È stato un bel momento ed è un'emozione fortissima che riviveremo sicuramente l'anno prossimo, speriamo, e la prima tappa è quella di domenica prossima. Speriamo sicuramente sì, speriamo che l'anno prossimo possiamo rivivere questi bei momenti, rivedere tanti giovani che si divertono, che stanno in questo momento pregando a loro modo, vivendo la loro vita, la loro esistenza. È bene che trionfi, perché ripeto, noi fondiamo moltissimo sulla gioventù. Guai se la gioventù non facesse questo, non fosse viva, saremmo noi morti prima. Grazie al professore Somma, io ringrazio tutta la nostra equipe tecnica, ringrazio la collega Brigitte Esposito e la collega Maria Rosaria Mandiello che veramente hanno assorbito in pieno quello che era il clima della piazza. Se dovessi in questo momento ringraziare tutti i nostri operatori e tecnici che sono stati veramente eccezionali nel svolgere il loro lavoro, lo faccio attraverso, diciamo, quelli più anziani professionali, che sono il nostro regista Enzo Ciancio e Roberto Tartaglia, poi c'è Angelo Andrea Falcone, c'è il nostro Mimmo Caiazza, c'è Francesco Manzo, c'è Alessandro Barone, non li volevo citare tutti, ma alla fine insomma era anche doveroso farlo perché stanno lavorando, hanno lavorato da questa mattina per questo appuntamento, che per noi di Media News 24 è un appuntamento oltremodo importante perché l'anno scorso ha segnato l'inizio della nostra avventura, della nostra piattaforma che è www.medianews24.it. Il nostro punto di forza è proprio lo streaming in live e il nostro piacere è poterveli trasmettere, poter raccontare a voi e farvi vivere le emozioni in diretta. Grazie ancora, buonasera.